Vale. Aspetta. Zanka, carico. Vale, questa non vale, ci fai venire l'infarto. Quella prima questa. No, beh, è un punto che vale molto più di un semplice punto, perché arriva con una prestazione di grande sacrificio, grande umiltà da parte della squadra. Eravamo partiti, secondo me, molto bene. I primi 20 minuti abbiamo proposto un calcio di altissimo livello, abbiamo creato occasioni, mezz'ora, sì. E creato occasioni potenzialmente pericolose, ricordo quella con Di Molfetta. Poi c'è stato il primo episodio dell'espulsione, dove non commento perché non faccio questo mestiere. E poi per me la partita, al di là poi del risultato e tutto, è stata macchiata da un episodio per me vergognoso, perché Butic viene espulso probabilmente giustamente per una reazione da lui gestita male. Probabilmente avrebbe dovuto comportarsi come abbiamo visto Maignan qualche settimana fa, però il ragazzo purtroppo io l'ho visto molto scosso in seguito a insulti e sfondo razziale che sono di una pochezza umana per me vergognosa. Quindi sono contento che il risultato sia arrivato anche per poterlo dedicare a lui, perché il ragazzo era, ripeto, molto molto scosso e questo non giustifica la sua reazione, probabilmente avrebbe dovuto comportarsi diversamente, non giudico poi la decisione arbitrale, però ci tengo a rimarcare quanto sia un episodio per me di una gravità gigantesca. È stato il giocatore ammonito a offenderlo o qualcun altro? No, non voglio fare nomi, non voglio mettermi a fare indagini. E purtroppo so per certo che è stato insultato a sfondo razziale. Lui purtroppo ha reagito nella maniera non appropriata, quindi ripeto, non giustifico la sua reazione. Mi metto nei suoi panni, però capisco che il ragazzo possa andare in difficoltà e non essere in grado di gestire al meglio una situazione di quel genere. Ma di solito queste cose sul campo capitano spesso? A me personalmente non è mai capitato di sentirle. Mi comporterei allo stesso modo ovviamente se fosse stato un mio compagno a farlo, però oggi è successo così. Oggi era una giornata, tra l'altro, se non sbaglio, dedicata alla lotta contro il razzismo della Serie B e non solo, penso. E ripeto, per me è di una gravità gigante. Noi giudicavamo giusta, vedendolo dall'alto, l'espulsione di Butic, ma ingiusta quella di Fiordilino. Sì, io quella di Fiordilino l'ho vista da pochi metri e la mia impressione live era assolutamente una decisione non corretta. Sì, abbastanza. Infatti ero anche abbastanza sicuro che rivedendola l'arbitro tornasse sui passi e non è stato così. Mi dispiace, può succedere che sbaglino, è giusto, è umano. Con i mezzi, secondo me, che ci sono adesso, gli errori dovrebbero calare leggermente, però purtroppo noi controlliamo quello che possiamo controllare. La squadra a quell'espulsione per me ha reagito bene da squadra, c'è stato poi quell'altro episodio, la squadra si è consolidata ulteriormente. Parlando adesso di calcio, la prestazione è stata ottima, nel senso che sicuramente sapevamo che avremmo poi il secondo tempo fatto una partita di sofferenza. Eravamo tutti compatti, tutti uniti, che è entrato Manzari, che è arrivato da 3 giorni e sembrava fosse con noi da un anno, e poi la fortuna o la bravura ci ha premiati all'ultimo secondo. Ma come ti è venuto in mente lì di sbucare? Perché ho visto 3 uomini in una gamba, ho visto Altobaglio, allora ho provato a imitare. Ti sei buttato dentro di testa. No, sono quelle palle che cascano nel posto giusto, sei lì e per fortuna è andata dentro. Non hai perso il fiuto del gol, pur essendo retrocesso dal centrocampista a terzino. Accetto, dai, terzino ma ancora, magari in futuro faremo anche quello. Quella per fortuna è stata una caratteristica che fino ad oggi ha avuto e sarebbe carino mantenerla. E cerca di conservarla a lui. Sarebbe male. Posso rubare un'acqua un secondo? Mi spiace. È entrato Pasini negli spogliatoi? È entrato, era molto contento, ci ha anche motivati
nell'intervallo. Anche nell'intervallo è entrato? Sì. Premio doppio? No, si parla di prima perché la situazione è ancora critica, quindi ovviamente non sono discorsi da fare, però era molto contento perché ha visto quello che la squadra sta dando nell'ultimo periodo. Oggi abbiamo dato, secondo me, una grande dimostrazione, è un punto da un valore enorme. Francesco Doria. Una considerazione, limitandoci a parlare di calcio. Voi avete iniziato la partita a testa non alta ma altissima, forse la prima o una delle pochissime volte nelle quali vediamo che prendete il comando dell'operazione. E questo è un fatto che deriva probabilmente dalla serie positiva, dall'aver trovato unità e compattezza. Il senso dell'identità è nella sofferenza del secondo tempo e nella capacità di sfruttare l'unica occasione. Sì, sono d'accordo, abbiamo iniziato la partita con grande intensità, molto aggressivi, al di là dell'aspetto poi tecnico-tattico in cui gestivamo molto bene il possesso, poi anche le volte in cui la perdevamo eravamo subito pronti a riaggredire, a recuperarla e poi una volta che riesci a tenere il possesso è più piacevole giocare. Ovviamente il fatto di essere in fiducia, di fare risultato, ti porta a giocare con, non dico spensieratezza, ma un po' di sfrontatezza in più. E sono contento di questo, perché io ho sempre pensato che la squadra avesse qualità. E la sofferenza poi del secondo tempo dimostra che questo è un gruppo molto, molto solido, molto unito, con grandi valori, prima che tecnici, umani, perché giocare in 9 è una situazione che non alleni, è una situazione nuova in cui non vorresti mai trovarti, però era facile sbandare, secondo me, a quel punto. Invece la squadra si è unita e ha fatto bene, e dar continuità in questo campionato è molto importante. Esulo un attimo dalla partita se stessa nel chiederti se è vero che aspettavate la scintilla famosa che è arrivata nella partita con la Cremonese. Ma a livello di gioco, questa scintilla è arrivata e come sta crescendo? Allora, io personalmente, ad esempio, la partita di Terni poteva essere vissuta un po' come uno spartiacque, perché è stata una partita di nuovo, secondo me, giocata come altre anche prima, abbastanza bene, che perdi per episodi e la classifica in quel momento era abbastanza debilitante a guardarla, però la squadra, comunque, io ho sempre detto, ha continuato a lavorare settimanalmente bene e forte. È chiaro che poi il calcio non è una scienza esatta, una volta che riesci a trovare per qualche ragione un episodio, una partita la porti a casa, come è successo con la Cremonese, in cui è stata fatta di nuovo una buona partita, però comunque trovi un gol, l'episodio, e riesci a mantenere l'1-0 e poi ti dà fiducia. Ripeto, dare continuità in questo campionato, ma un po' in tutti, ti dà la fiducia e la convinzione di poter lavorare settimanalmente con più entusiasmo, con convinzione in quello che fai, e sai che la strada che hai intrapreso è quella giusta. E le cose adesso stanno funzionando, perché i risultati arrivano e le prestazioni sono sempre di buon livello, però il campionato è lunghissimo, la situazione è ancora critica e staremo in ballo fino a maggio. Le chiedo una frase difondibile, pronunciabile, e poi a freddo non sono entrati, qualcuno non si è scusato da parte della Reggiana. Nesta diceva non c'è razzismo tra noi, abbiamo uno sloveno, e poi guardavo la sua splendida carriera, per splendida intendo, non ricordo a memoria tutte le categorie. Ma è un percorso straordinario, partito dal basso come quello del mister. Quindi immagino soddisfazione tripla, no? Con tante piazze tra sud e nord, paesi anche piccoli come Albissola, Arzignano. Le emozioni, al di là di oggi è un discorso a parte. Rispondo prima alla prima, dai. E allora, no, la frase non mi sembra la sede opportuna per ripeterla, non mi pare il caso. Io le parole di Nesta le rispetto e ovviamente le condivido. Io non conosco personalmente i ragazzi, non voglio dire la Reggiana è razzista, non ho mai detto questo e mai lo dirò.
Quel che è certo è che in quella situazione specifica un calciatore della Reggiana ha espresso parole a sfondo razziale nei confronti di Carlo Butti, cioè questo lo confermo. Tutto e non c'è neanche stata una provocazione, una scintilla. Io dal mio punto di vista, ad esempio, mi prendo responsabilità, nel senso che non ho percepito nell'immediatezza quello che stesse succedendo, potevo prendere Carlo, portarlo via, questo non avrebbe risolto il problema, ma mi sento un po' colpevole di non aver difeso il ragazzo. Io, come probabilmente altri ragazzi, abbiamo sottovalutato il momento e l'abbiamo lasciato solo in quello che è stata una situazione per lui sgradevole. Detto ciò, ripeto, parola di onesta, del rispetto completamente, non definisco la Reggiana razzista, assolutamente. Per quanto riguarda la mia carriera, sì, fino ad oggi è stato un percorso emozionante per me, perché sono partito dal calcio dilettantistico di eccellenza del mio paese e poi da lì in poi è stata una tortuosa strada in salita che mi porta oggi a essere qua. È sicuramente soddisfacente perché io da bambino non pensavo di fare il calciatore di professione. Per varie ragioni mi sono trovato a farlo e mi fa piacere che questa mia storia possa essere anche di ispirazione per tanti ragazzi che iniziano nei dilettanti, perché non è facile uscire dal pantano del dilettantismo per varie ragioni. Quindi è una dimostrazione che con la testa e con il sacrificio puoi arrivare in palcoscenici che probabilmente neanche immaginavi tu stesso di poter calcare. Infine, la magia della piccola piazza. Sarò, non guardo gli abitanti, ma sono pochi. Nel Reggiano c'è stato il Brescello, 4200 abitanti, che è arrivato a tanto così da una storica Serie B. Voi siete arrivati, lei alla terza stagione, se faccio bene. Esatto. E soprattutto adesso siete quasi in pole position per una salvezza che sarebbe ancora più storica, modello Castellisango, che ha portato il presidente Gravina all'incirca alla presidenza federale. È un sapore doppio rispetto al Brescia che ha dietro un popolo. Allora, quel che è certo è che giocando noi in una realtà cittadina molto piccola devi avere grande appartenenza territoriale e deve essere brava la società a riuscire anche a far capire ai giocatori, allo staff, a tutti i tesserati che rappresenti sì un piccolo paese, ma un paese che ha orgoglio. E la Feralpi in tal senso, sia per quanto riguarda Salò, sia per quanto riguarda la Feralpi azienda, ha sempre cercato di trasmetterci questo messaggio e per fortuna io in questi 3 anni che sono qua, ma anche prima che arrivassi io, è una società che ha sempre vissuto nei piani alti delle categorie in cui ha giocato. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso straordinario, anche inaspettato per certi versi. Quest'anno sapevamo che avremmo iniziato invece un percorso complicatissimo, speravamo che forse ci fosse qualche difficoltà in meno, però è un ambiente, un mondo diverso a cui anche la società si è dovuta adattare e ora lo stiamo facendo, perché è importante, non avendo magari una grande tifoseria, una grande città dietro, è riuscire a lavorare in quelle 70-100 persone molto molto strettamente e cercare di arrivare poi all'obiettivo finale, che per noi forse è ancora più grande che per altre città. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Le rubo una foto, Davide, se può. Certo. Chiedendo le scuse. Grazie. Il giorno del sest'ultimo posto. Sest'ultimo posto.